Ci colleghiamo col nostro Paolo Durante che ci parlerà dall'aeroporto d'Abruzzo anche della ripresa dei voli. Buonasera Paolo. Buonasera Massimo, a te e ai telespettatori da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli. Come hai detto, ci troviamo proprio all'esterno, davanti, anzi all'aeroporto d'Abruzzo, perché tra poco vi proporremo un'intervista fatta con il presidente della SAGA Enrico Paolini, fatta circa un'ora fa, proprio sulla ripresa dei voli, delle rotte, dei collegamenti da e per l'Abruzzo. Prima però, come dicevi tu, diamo i dati, il bollettino di oggi sulla diffusione del coronavirus nella nostra regione. In Abruzzo i nuovi casi sono stati complessivamente 2 su un totale di 1466 tamponi analizzati, pari allo 0,1%. Nella giornata di ieri un positivo in più su meno tamponi, 887. 0 i decessi. Ieri c'è stata una vittima, per cui dall'inizio dell'emergenza le persone decedute trovate positive sono state in totale 415. 2172, numero importante, i guariti, più 36 rispetto a ieri. Altre cifre importanti riguardano i ricoverati: 4 i pazienti in terapia intensiva, più 1 rispetto a ieri, 103, meno 6 rispetto a ieri, quelli ricoverati in terapia non intensiva, 563, meno 29 rispetto a ieri, sono invece i pazienti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Facendo i conti, attualmente i positivi in Abruzzo sono in totale 670, con una diminuzione di 34 unità rispetto a ieri. Fino ad oggi complessivamente sono stati eseguiti 80.972 tamponi, di cui 74.851 sono risultati negativi. Infine, dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati in Abruzzo 3.257 casi positivi al Covid-19. Ed ora, come annunciato, vi proponiamo l'intervista al presidente della SAGA, Enrico Paolini. Enrico Paolini, presidente della SAGA, da quando è stato dichiarato il lockdown, inizi di marzo, in realtà l'aeroporto d'Abruzzo ha continuato a funzionare per motivi di sicurezza. Ora che siamo invece in pieno regime di riapertura dei confini anche extranazionali, l'aeroporto d'Abruzzo quando ripartirà? Intanto è ripartito con una sequenza di charter che avete visto provenienti dal Marocco. In questi giorni siamo arrivati a 5 per quasi 600 passeggeri. Le linee invece normali di passeggeri riapriranno il 22 giugno con Ryanair, che fa Pescara-Milano, Orio al Serio, l'aeroporto di Bergamo, con le frequenze giornaliere previste già sul sito e biglietti in vendita. Ancora Ryanair ha messo in vendita i biglietti dal 2 luglio, a seconda delle varie date, per Londra, Düsseldorf, Octopenny, cioè la Romania, e, come ho detto, Orio al Serio e Charleroi per quanto riguarda Bruxelles. Sempre ai primi di luglio, con giorni diversificati a seconda dei voli, anche Volotea riprende i suoi voli su Cagliari, Catania, Palermo e il nuovo volo di Olbia. Quindi avremo a luglio almeno 9 linee funzionanti, ovviamente più l'Alitalia, che purtroppo comincerà anch'essa a luglio, avendo purtroppo... È ancora aperta questa questione, sì, doveva molto cominciare aperta nei primi di giugno. Il 3 giugno c'era già un Pescara Linate che è stato cancellato, e sono stati cancellati tutti i voli di giugno, con un gravissimo nocumento dell'economia abruzzese, dei passeggeri, della regione. Secondo me l'Alitalia ci sta facendo enormi danni. Poco fa è decollato un aereo privato con 3 manager che venivano da Milano, che dovendo fare business e lavoro qui da noi hanno dovuto affittare un aereo privato, venire stamattina e ripartire stasera. Per fare un esempio pratico, è decollato 5 minuti fa. Di questi ne arrivano molti, e poi c'è tutto il traffico normale anche dei pendolari del lavoro. Quindi l'Alitalia è rimasto il vero grande problema, rinizierà a luglio, ma per noi il mese di giugno è un grande danno. E faccio un appello non solo alla regione ma al governo, perché si riguadagni qualche settimana. Nulla impedisce che, se il governo riesce a fare una pressione insieme alla regione Abruzzo, magari possa ripartire il 15 giugno. Ci saranno anche nuove rotte estere? Noi ci auguriamo di sì, perché secondo noi, se la ripartenza andrà bene, dai contatti che abbiamo sia con Volotea che con Ryanair e con altre compagnie, potremmo avere a agosto la ripresa anche di Francoforte, quasi certamente, quindi una seconda linea in Germania, con tutto quello che significa non solo per i pendolari che lavorano ma per il turismo.
e probabilmente la ripresa anche delle linee polacche, almeno una, anche questo molto importante per il turismo, perché sapete che in Polonia c'è uno sviluppo economico molto forte e che già l'anno scorso abbiamo avuto migliaia di turisti polacchi in Abruzzo e in giro per le nostre realtà. Polini, naturalmente per motivi di sicurezza gli aerei dovranno viaggiare con meno passeggeri. Che succede? Può essere un problema? Senz'altro, per le compagnie sì, specialmente quelle che hanno prezzi bassi, le cosiddette low cost, ma anche per esempio da noi Volotea, non soltanto Ryanair, perché ovviamente se non riempiono un certo numero di passeggeri non pagano le spese del volo. In questo senso noi stiamo elaborando, di concerto con l'assessore Febbo e la Regione Abruzzo, una proposta che convertirebbe l'incentivo al passeggero, che al momento non è possibile, cioè l'aumento dei passeggeri indeterminato, lo converte per il momento, finché valgono i discorsi del Covid e i protocolli del Covid, alla spesa tecnica del posto vuoto. In altre parole, invece di dare 10 euro in più per ogni passeggero in più, daremmo, non so, una cifra tecnica, mettiamo 10 euro, 8 euro, quello che correranno i periti, per ogni posto vuoto che separa due passeggeri e li fa viaggiare in sicurezza. In altre parole, pagheremmo il diritto alla salute e alla sicurezza dei passeggeri e le compagnie potrebbero volare con un costo in qualche modo del mezzo, in qualche modo remunerato. Vogliamo parlare anche del protocollo che deve rispettare il personale qui della Saga a terra, perché credo che sia un protocollo abbastanza rigido, no? Sì, sì, assolutamente. Noi rispettiamo tutti i protocolli da sempre. Tenete conto che nel periodo di lockdown, con i 13 elicotteri che sono stati qui, più gli aerei militari e gli altri spostamenti, abbiamo anche fatto transito di malati gravi che dalla Cross di Milano andavano in destinazioni ospedaliere tenute riservate. Personale tutto tamponato? Sì, tutto personale. Noi abbiamo fatto il tampone a tutto il personale a metà maggio e dopo 72 giorni di lavoro ininterrotto siamo tutti negativi, me compreso, che ho avuto il piacere di partecipare a questo lavoro che ha fatto il commissario Albani, che ringrazio pubblicamente perché ha fatto fare il tampone a tutto il personale dell'aeroporto. Non solo, ma noi qui mascherine, sanificazioni, liquidi idratanti, misurazione della febbre è all'ordine del giorno. Come vedete c'è una segnaletica interna, sanifichiamo continuamente, tutti i nostri operatori sono dotati di DPA dall'inizio, la protezione civile abruzzese, che ringrazio nella persona del responsabile liberatore, ci ha sempre fornito il necessario. Anche nei momenti più difficili, quando era difficile trovare DPI, noi siamo riusciti a coprire tutte le esigenze. Insomma, ripresa del trasporto aereo, però Paolo, insomma, Paolini è stato molto chiaro, ha posto l'accento nuovamente sul problema all'Italia, denunciato peraltro già qualche settimana fa ai nostri microfoni dallo stesso presidente della Saga. È un problema serio perché ha portato nocumento purtroppo all'economia, come diceva lo stesso Paolini, della nostra regione, agli stessi passeggeri, no? Sì, te lo confermo Massimo, tra l'altro lo stesso Paolini nell'intervista ha detto che probabilmente, forse, chissà, si spera che ci sia un ripensamento o quantomeno invece che riniziare questo servizio ai primi di luglio potrebbe essere anche abbreviato di qualche settimana. Staremo naturalmente a vedere, però volevo segnalarti Massimo, del resto lo ha anche ricordato all'inizio dell'intervista lo stesso Paolini, che è arrivato proprio in questi minuti un nuovo volo dal Marocco. È atterrato proprio qualche minuto fa con 123 lavoratori stagionali agricoli che questi pullman che vedete alle mie spalle, organizzati dalla Coldiretti, porteranno nella piana del Fucino proprio per assicurare la raccolta dei prodotti ortofrutticoli. È un'altra tranche praticamente di manodopera marocchina che arriva direttamente da Rabat proprio per assicurare la raccolta, ma anche appunto tutto ciò che ruota attorno alla raccolta. Sono già circa 600 i marocchini arrivati da Rabat nel nostro Abruzzo. Se non ci sono altre domande, è davvero tutto da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli. Restituisco la linea allo studio.